Sicuramente è stata una inchiesta molto forte, molto dura, molto ben condotta. Un'immagine di Catania senza veli, anche di quella Catania terribile che molte volte noi tutti, anche io personalmente con responsabilità, tendiamo a dimenticare. La Catania del malaffare, la Catania dei quartieri degradati e abbandonati, la Catania delle illegalità diffuse, dello scempio, del clientelismo selvaggio. Sotto questo profilo niente da dire. Amarezza è il fatto che purtroppo non è comparsa l'altra Catania, perché c'è una Catania fatta anche di ricercatori universitari, di volontariato, di persone per bene, di gente che non si adegua a questa condizione e anzi addirittura, come dire, si arrabbia e vorrebbe fare una Catania profondamente diversa. Non esce fuori la Catania degli anni passati, di quella che 10 anni fa era considerata uno degli esempi più belli di buon governo in tutta Italia. Quasi come se fossimo geneticamente condannati a essere male amministrati, questo francamente mi ferisce. E poi infine un'amarezza personale, nel giudizio finale si parla di me e mi si condanna per non aver commesso il fatto, cioè mi si condanna per aver denunciato io tutte le cose di cui si parla in quella trasmissione, per aver denunciato le infiltrazioni mafiose nella festa di Sant'Agata, come i catanesi ricorderanno, sono stato io a denunciare, per aver denunciato la vicenda dei parcheggi, per aver denunciato il buco finanziario nel comune, tutte cose che personalmente ho denunciato e che sono l'oggetto di quell'inchiesta, ma alla fine sono accomunato a chi è stato responsabile di questa vicenda. Ma questa è solo un'amarezza personale.